Studi, ti prepari, ti addestri a risolvere le cose, trovarti nella situazione in cui non c'è una soluzione che non sia altro che l'accompagnamento alla morte è distruttivo. La vera paura della morte io l'ho presa a casa, quando sono tornato a casa. Lì mi sono veramente spaventato. Mentre quando ero in ospedale gli ultimi giorni non vedevo l'ora di venire a casa, cioè vedere mia famiglia, mia figlia di 7 anni. Ma quando sono arrivato a casa e mi sono trovato da solo nella camera, ho pensato, ho visto, ho letto, eccetera, ho cominciato a pensare, ma sarà andato via il virus, sarò libero dal virus. Può esserci una ricaduta, perché nessuno lo sa, cioè nessuno veramente conosce questo virus. Adesso stanno cominciando un po' a capirlo di più. Per le riflessioni eccetera era al di fuori proprio del lavoro sul campo e veniva dedicato a questo lavoro di riflessione, di rielaborazione dei dati, fasi della nostra vita che di solito erano dedicate al riposo o alla gestione dei nuclei familiari, al rapporto con le persone care. Grazie.
funziona. Com'è andata? E insomma. L'idea che ce la si poteva fare è sempre rimasta presente. Abbiamo avuto troppi morti e non ne vogliamo più così tanti.
Mors stupebit. Mors stupebit et natura cum resurget creatura judicanti responsura.
feces me, non sunt digne, se tu vorus ac benigne, me perendi, rebendi. Oh, suplex, et acquinis,
Thank you.
Marco Tenore. Tutti siamo contenti. Certo, certo. Thank you.
che morti, era difficile. Thank you.